Bentrovati al nostro telegiornale sportivo, in apertura la regina retrocessa dalla Lega Pro nei Dilettanti, ma non tutto potrebbe essere perduto. Le speranze dei tifosi affinché si eviti la discesa negli inferi legata all'esito del ricorso alla giustizia sportiva, che si avrà nel prossimo weekend. Sentiamo Luigi De Angelis sarà il collegio di garanzia del CONI a scrivere la parola fine in maniera definitiva al tribolato campionato della regina. La società guidata dal presidente Lillo Foti la scorsa settimana ha presentato il ricorso avverso la penalizzazione dei tre punti inflitta lo scorso 27 marzo per la ritardata presentazione della fideiussione e l'iscrizione al campionato di Lega Pro. Il pronunciamento da parte del CONI è atteso per questo fine settimana e una eventuale restituzione di punti, così come auspicato da società e ambiente, Potrebbe ribaltare quanto ha decretato il campo nell'ultima giornata di campionato, la retrocessione tra i dilettanti di Di Michele e Compagni. La vittoria conquistata a Martina Franca grazie alla doppietta di Alessio Viola al momento è valsa a nulla perché l'eventuale accesso ai play della Regina dipendeva dall'esito della gara di Castellammare di Stabia tra Savoia e Messina. Solo uno scivolone del Savoia, infatti, avrebbe consentito alla squadra di tedesco di sperare di giocare gli spareggi per la permanenza in Lega Pro. Speranza vanificata dal 2-1 dei campani sul Messina. In attesa del pronunciamento del collegio di garanzia del CONI, che dovrebbe arrivare comunque prima dell'inizio dei play-out programmati per il 23 e 30 maggio, mister Giacomo Tedesco ha concesso un paio di giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti al Sant'Agata è prevista infatti per mercoledì mattina. Passiamo al Crotone che nell'ultimo turno di campionato contro il Varese ha conquistato tre punti d'oro in chiave salvezza grazie ad un'inzuccata di Desi. Vittoria sofferta ma fondamentale, come vi raccontiamo in questo servizio. Un successo fondamentale quello del Crotone: la squadra di Drago liquida il già retrocesso Varese e si lancia a quota 47 punti, distaccando la zona play-out e segnando un più due dalla Ternana. Alezio Shida termina 1-0, Dezi è il match winner che decide al 31esimo del primo tempo, raccogliendo un assist di Maiello e di testa anticipa l'uscita del portiere Birighitti, sbloccando così il risultato. Il Crotone gestisce bene i ritmi della gara mentre il Varese non riesce a rendersi pericoloso. La prima frazione di gioco termina sull'1-0 per i Pitagorici. Nella ripresa Cordaz blocca la conclusione al volo di Forte. Poi ci riprova Maiello che non riesce ad inquadrare la porta dopo una bella azione personale. Al 27 ancora Dezzi a sfiorare la doppietta con un grandestro, ma la sua conclusione è fuori di poco. Al 36 il Varese resta in 10 per l'espulsione di Blasi per doppia munizione. Finisce così 1-0 e per il Crotone, a due giornate dalla fine, sono tre punti d'oro per la salvezza. Ed ora parliamo dell'atletica leggera, protagonista l'atleta parolimpica Giusi Versace, che all'Odi ha superato il record italiano sui 200 metri. Un record che peraltro già le apparteneva, adesso la sua mente è proiettata ai mondiali del Qatar. Giusi Oro di Calabria. Inizia col botto la stagione agonistica per Giusi Versace. L'atleta parolimpica scende in pista e all'Odi per le regionali dei campionati Fidal, riservati alle società. Dopo un interessante 14.56 sui 100 metri realizzato sabato, quindi a solo 12 centesimi dal record italiano tutto suo, si è scatenata sui 200 metri vincendo la sua batteria in 28.85 e battendo quindi un altro suo precedente record italiano che era di 29.74. Questo tempo ha posto l'atleta calabrese al terzo posto nelle graduatorie mondiali 2015 per le categorie T43-T44 subito dopo la campionessa olimpica l'olandese Marlou Van Rin e la tedesca Imgard Bensusan. Quest'inverno i numerosi impegni di lavoro, detto Giusy Versaciaccaldo, mi hanno tenuto un po' lontano dalla pista di atletica, dunque non ero certa dei risultati di queste gare. A fine maggio, aggiunto, termineremo le registrazioni del programma ELIVE, così potrò concentrarmi ancora di più sugli allenamenti in previsione dei campionati italiani parolimpici di Grosseto e soprattutto del prossimo campionato mondiale che si disputerà in Qatar a ottobre. È veramente tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.